Buonasera agli amici collegati per questo webinar organizzato dal Festival Francescano, che come vedete è presente non solo in Piazza Maggiore a fine settembre di ogni anno, ma anche nelle piazze digitali durante tutto l'anno, per seguire con sguardo fraternamente francescano gli avvenimenti della nostra storia, avvenimenti non sempre lieti. All'inizio di febbraio di quest'anno un terribile terremoto ha scosso il sud della Turchia e il nord della Siria, provocando decine di migliaia di morti e la distruzione di migliaia di abitazioni. In quelle zone vivono e operano come missionari i nostri confratelli francescani, i Cappuccini ad Antiochia e Mersin in Turchia e i frati minori ad Aleppo in Siria. Nonostante le difficoltà tecniche che abbiamo incontrato, abbiamo voluto fortemente organizzare il webinar di questa sera per ascoltare la viva voce dei nostri confratelli che vivono in quelle zone disastrate e far sentire loro la nostra vicinanza cordiale e solidale. Il Festival Francescano ringrazia di cuore padre Elia Karakat, parroco di Aleppo, e padre Francis Dondu, parroco di Antiochia, come pure l'amico Mario Galasso, direttore della Caritas di Rimini e membro della presidenza Caritas italiana, che dialogherà con loro. Grazie anche a Biper Banca per il sostegno che ci offre. Buon lavoro Mario, a te la parola. Sì, grazie mille, grazie al Festival per questa occasione, veramente anche grazie per tutti quelli che sono collegati. Penso che sia una serata particolarmente importante perché, come padre Dino ha ricordato, noi il 6 febbraio, erano le 4:17, non si sa perché, ma quando ci sono questi terremoti la maggior parte vengono proprio di notte, quindi una scossa, no, di 7.9 seguita nella stessa giornata dall'altra scossa 7.5, hanno colpito delle zone veramente molto importanti, ma anche già molto affaticate. In modo particolare, no, se pensiamo alla Siria, pensiamo a un territorio che viene da 12 anni di guerra, dove avevamo già 15,3 milioni di persone che avevano necessità di aiuto, di supporto, proprio di assistenza umanitaria, proprio a causa della guerra. Da allora, e oggi è importante secondo me parlarne, perché se nei primi giorni i nostri giornali, avevano i nostri telegiornali, avevano l'apertura sul terremoto, abbiamo visto che già da qualche settimana del terremoto e quindi della situazione attuale in Turchia e in Siria non se ne parla più. Eppure da quel momento a oggi, giusto per dare alcuni dati che mi sono fatto passare da Caritas italiana, ci sono state naturalmente molto più lievi la maggior parte, 13.000 scosse di terremoto, di cui il 20 febbraio ancora due scosse molto forti, 5.8 e 6.4, è giusto anche per ricordarci la gravità, la fatica della situazione che si sta vivendo, al di là appunto della cifra da far tremare i polsi delle persone che ahimè sono morte e che sono riusciti a contare. Parliamo di 46.000 persone in Turchia e di 6.000 persone in Siria, ma parliamo anche di 214.000 edifici distrutti in Turchia e oltre 10.000 in Siria. Parliamo di 1,9 milioni di persone che hanno dovuto sfollare da dove erano, uno sfollamento per la maggior parte dei casi interno, e quindi parliamo di numeri importantissimi, di numeri da veramente da far, se uno ci pensa, da far tremare i polsi,
E invece l'attenzione internazionale dopo appunto il primo periodo in cui c'era quasi no, questa, permettetemi, no, questa cosa morbosa di sapere quanti erano i morti, quante erano le persone, improvvisamente sembrano i riflettori essersi spenti. Eppure la nostra Chiesa, no, nelle diverse sfaccettature, come ricordava Padre Dino, no, con i frati cappuccini in Turchia e con i minori in Siria, e tutto il mondo della Caritas, tutto il mondo degli aiuti è comunque attivato e sta lavorando a pieno ritmo. Domenica scorsa la Chiesa Cattolica ha celebrato una giornata con una colletta nazionale proprio per promuovere in questo periodo pasquale coloro che stanno vivendo, no, un periodo di veramente di Quaresima, di Pasqua, di preparazione molto importante. Allora per me stasera vi devo dire anche molto emozionante parlare, avere questo colloquio inizialmente con Padre Francis, no, che, al quale io da subito vorrei un po' chiedere che ci aggiornasse su qual è la situazione oggi, no, perché appunto non siamo più così informati, e anche se mentre ci racconta di questa situazione ha in mente, ha voglia di raccontarci alcuni episodi, alcune situazioni che sono successe, no, perché poi sappiamo che quando ci sono questi eventi infausti improvvisamente ci accorgiamo di essere umani, tiriamo fuori molto spesso il meglio di noi. E allora Padre Francis, ti lascerei la parola per aiutarci, per accompagnarci, no, in quello, sì, che è il vostro quotidiano in Turchia. Sì, Mario, soprattutto ringrazio il Signore per mi ha tenuto per condividere con voi questa esperienza, no? E io quel giorno sentivo che sono proprio dentro di un film di Bollywood, no? Hollywood, così, un terremoto fortissimo. Non avevo mai vissuto nella mia vita una tragedia così grande. E oggi sono passati 53 giorni del terremoto, successo quello che è successo il 6 febbraio. Io ero proprio dentro nella chiesa quel giorno, Mario, nella nostra chiesa di Antiochia, con io e mio confratello, e mi sono abituato a alzarmi presto al mattino, ogni giorno alzo verso alle 3, 3:30, 4 così. Anche quel giorno sono alzato alle 4 mattina, e appena ho messo le mie gambe sulla terra e cominciato le scosse, no? Tremore, piano piano, poi più o meno 2 minuti di queste scosse, siamo andati a destra e a sinistra dentro nella nostra stanza, poi un attimo abbiamo usciti fuori con quella notte, è proprio tutto crollato e distrutto, e non c'era elettricità, non c'era acqua, e pioveva, una tragedia fortissima, Mario. E questo momento, io devo dire, io sono lontano, allontanato dalla Antiochia, perché non potevo sostenermi psicologicamente, no? E quindi sono arrivato a Izmir. Questo momento sono in Izmir, alla casa di Meriamana, nel Efesus. Sono in Efesus questo momento. Mario, mi senti, sì, no? Sì, sì, ti sentiamo bene. Grazie, sì, padre. Sì, sì. Poi quel giorno mattina, e prima di tutto io con il mio confratello siamo usciti fuori con molta difficoltà, perché sono sassi anche sulla strada, le palazzi sono crollati, le strade erano bloccate. Siamo usciti e prima cosa nella nostra mente è uscita che dobbiamo aiutare le persone e i nostri vicini, no? E quindi c'erano 4 famiglie, vivevano nella nostra palazzo, nella nostra chiesa, dentro nella nostra chiesa, negli appartamenti, ma quindi siamo andati a aiutare loro. E quando aiutavamo loro, abbiamo visto che una famiglia musulmana, la signora era proprio malata, era nel letto, e visto che è proprio dentro nella maceria, no? Quindi prima cosa io con altri, aiuti degli altri, abbiamo riuscito a portarlo fuori, poi tutte queste 4 famiglie, anche quella famiglia musulmana, siamo rimasti dentro nella chiesa, non è dentro proprio nel giardino della chiesa, perché le scosse continuavano a venire così, quindi siamo proprio messi nel giardino, Mario. Ho capito. Ma adesso com'è la situazione?
in Turchia. Sono andato 2 settimane fa, andato a vedere la chiesa perché io ce l'ho ancora le chiavi. Io ho visto che nel primo terremoto la chiesa, nostra chiesa, aveva solo qualche crepe, no? Ci sono crepe sul muro, ma dopo 10 giorni è successo un altro terremoto di 6.4, no? E con quello terremoto alcuni muri della nostra chiesa anche crollati, anche una parte del tetto è crollato, così la chiesa ha visto tanto dannaggio dopo il secondo terremoto, non nel primo. Primo non ha fatto tanto male nella nostra chiesa, ma secondo ha fatto veramente male. Poi, quando sono tornato 2 settimane fa, ha visitato, è tornato subito perché non lasciavano rimanere là e stanno portando, pulendo le macerie e pulendo tutto, portando via, no? Con camion. Sì. E la popolazione come sta reagendo, come si sta trovando, come Sì, sta vivendo Mario. queste lunghe giornate? Sì, sono dopo il terremoto e sono rimasto là con una decisione personale dicendo che io non devo andare via finché le nostre parrocchiani, cattolici, cristiani e anche altri che hanno bisogno di nostro aiuto sono sani. Così, quando sono partiti tutti fuori da questo mercato dell'Antiochia. E sono rimasto là, 12 giorni sono rimasto in Antiochia dopo il terremoto, dormito fuori nel giardino, e meno 4 gradi una clima, un freddo, così sono rimasto là. Poi tutte le gente sono partiti via, non ci sono tante gente ora in Antiochia, perché non hanno casa, non hanno niente di fare là, tutto una polvere, tutto macerie dappertutto. Ancora la gente non sono ritornati, sono partiti via. E ci sono villaggi vicino a Antiochia, alcuni villaggi, e anche gente sono partita dal villaggio, abitano nel villaggio in questo momento. La comunità cristiana, non sappiamo che in Turchia è minoritaria rispetto alla comunità musulmana, ma Sì, Mario. durante il terremoto il rapporto fra le due comunità, com'è stato? E anche dall'inizio noi abbiamo un rapporto molto bello con tutte le denominazioni, anche i musulmani, sia i sunniti, sia i leviti, e tutti quanti ci sono gruppi dei musulmani, anche noi come cattolici, ortodossi, protestanti. In Antiochia una cosa molto bella, noi viviamo insieme con la nostra diversa vita, no? Diversione, sì. Noi viviamo insieme, c'è una unità fortissima là. Quindi un grande esempio che noi potremmo anche prendere quando molte volte facciamo in realtà fatica a vivere noi insieme Sì, queste perché non cose. chiedono nessuno, Mario, è là. Se tu sei cattolico, sei ortodosso, non chiedono, e anche i musulmani non chiedono, tutti viviamo insieme. Veramente un esempio per l'unità mondiale, no? Sì. Sì. Bello raccontare, se è bello proprio anche testimoniarlo perché abbiamo Sì. bisogno, no, di questa unità, come Papa Francesco dice, no, di essere Sì. veramente fratelli tutti. Sì. Anche Mario, ogni giorno vengono tantissime gente, maggiore dei musulmani, vengono a visitare la nostra chiesa in Antiochia. Poi c'è un piccolo campanile, no? Dove porta una antica campana. E poi subito c'è un minaretto. Poi dall'altra parte, nella stessa linea, dall'altra parte della strada c'è sinagoga. Quindi la gente vengono a fare foto davanti a questa campana, poi c'è dietro questo minaretto, poi c'è. Questa è una cosa, tre maggiori religioni del mondo insieme, in una linea stessa, no? Poi quando è successo il terremoto, anche questa campana è distrutta, anche il minaretto è andato via, anche sinagoga è crollata. E tutte e tre sono diventati solo macerie detrite, no? Sì. Ma di fronte a un terremoto così grave, così importante, non ricordavi come appunto anche la popolazione di Antiochia poi è andata via, no? Ho ricordato prima i numeri di quante persone, quante centinaia di migliaia di persone si sono dovute muovere proprio per avere una possibilità di vita. Ma ci stiamo Sì, avvicinando anche alla Pasqua e quindi sì. dove trovare la speranza a fronte di un disastro così importante, con numeri, con case distrutte, con una situazione veramente così precaria.
Una cosa molto brutta, lo sai che anche pensare, sentire le chiese, anche moschee, non solo in Antiochia, anche la chiesa vicino nella, dove è Samandà, una cittadina vicina, poi c'è un altro villaggio, e questi villaggi dappertutto le chiese, ortodosse chiese ci sono. Anche la nostra chiesa, anche chiesa in Iskenderun, dove noi abbiamo la cattedrale, tutte queste sono crollate, tutte chiese sono crollate quella zona. Solo chiesa è rimasta in Mersin, chiesa ortodossa, anche la chiesa cattolica. Quindi un punto di speranza per la gente, subito uscire, perché è 3 ore di viaggio, e uscire da Antakya, anche da Samandà, Antiochia, anche da Samandà, venire subito a prendere un po' di spazio in chiesa ortodossa, anche da chiesa cattolica in Mersin, lo sai. Questa è una strada della speranza per la gente. Subito sono venuti e noi solo abbiamo aiutato loro a partire da Antiochia per venire in Mersin. Sì. Sì, mi viene in mente, no, che la settimana prossima è la settimana santa e quindi una settimana forse la più importante, no, per i cattolici. E allora, Sì. in una situazione del genere, come avete pensato di celebrarla? Perché in Mersin tutte le 2 chiese, cattolica, chiesa cattolica, anche chiesa ortodossa, stanno preparando con tante gente insieme, anche gente della Terra Mutati, insieme stanno organizzando una celebrazione molto molto significativa. Ma in Antiochia, a questo momento, non c'è gente, se musulmani, anche cristiani non ci sono, solo per lavorare stanno pulendo la città. Quindi io celebrerò la Pasqua qui nella casa di Mariamma in Efeso, ma là ci sono 2 o 3 sacerdoti e celebreranno per loro. Io ho già sentito che hanno fatto tanti bei programmi per loro, con i terremotati e con gli altri celebreranno il Pasqua, sì, settimana Sarebbe santa. bello magari se si riuscisse a mandare anche qualche foto, qualche immagine di questa celebrazione così particolare, proprio Sì, per Mario. aiutarci anche noi a vivere al meglio, no? Questa Sì, Mario, sì, settimana, Mario. rendersi conto quanto siamo fortunati e troppo spesso ci Sì. dimentichiamo, no? Quando abbiamo le cose non ne siamo Sì. consapevoli, non abbiamo neanche il sapore, il gusto, no? Di quelle cose che abbiamo. Sì, la gente di solito dimentica, lo sai, quindi ho detto che il 53° giorno già sono passati, ma personalmente noi siamo protetti. E noi come sacerdoti ce l'abbiamo una protezione delle nostre frati, anche del Signore, anche delle chiese, tutto. Ma la gente è molto difficile, lo sai che tante famiglie hanno perso i loro vicini, alcuni parenti hanno perso i bambini, e bambini hanno perso i parenti, così una situazione tragica per tutti, no? Per le famiglie. Ma solo pensando, io personalmente vorrei tornare in Antiochia, continuare la mia vita, perché una cosa io vedo che io devo essere con la gente, no? Quindi io vorrei tornare, c'è possibilità, se mi danno una possibilità andare a vivere con loro, se gente torna, anche aiutare per la gente a tornare in Antiochia, cominciare nuovamente un'altra volta la nostra vita. E tutto questo, una vita faticosa, ma penso che Dio ci aiuterà, Signore ci aiuterà. Sì. Assolutamente, ma gli aiuti internazionali, ma anche quelli nazionali, li avete visti, insomma, velocemente? È una presenza che si vede, che si nota, Sì, e poi anche quelli. sì, lo sai che Mario, il 2 giorni quando terremoto, questa è una cosa successo dopo terremoto, e 2 giorni no, nessuno è riuscito a entrare nel paese perché tutte le strade erano bloccate con macerie, non sono riusciti a entrare. Anche dalla parte del governo non hanno trovato una possibilità per aprire le strade. Poi anche noi tutti e due, io e con mio confratello, non avevamo cibo, non avevamo acqua, non avevamo elettricità e abbiamo chiesto dai nostri frati portare cibo per noi. Anche loro hanno preso 3 giorni arrivare a noi, no? I nostri frati portare l'acqua per tutto a noi.
Quindi una situazione era bruttissima, ma piano piano dopo 3 giorni aiuto cominciato ad arrivare anche dalla nazionale, anche internazionale, anche dalla Caritas. E una cosa bellissima è successo, i terremotati, quelli che sono partiti immersi nella nostra chiesa, anche in chiesa di ortodossi, hanno ricevuto subito aiuto della Caritas Internazionale, Caritas Italia, hanno trovato cibo, hanno trovato vestiti, hanno trovato quello che ha bisogno subito quel momento per vivere e sopravvivere. Hanno trovato tutto. Sì. Sì, Caritas, giusto perché l'hai citata, ha inviato subito nelle prime ore due nostri operatori, Alessandro Cadorini e Daniele Bombardi, proprio per Sì. aiutare le realtà locali a coordinarsi e a lavorare e avere insomma quel Sì, supporto. veramente ringrazio Caritas perché hanno fatto subito quello che bisogna per aiutare la gente, subito hanno mandato le cose, roba, quello che bisogna per loro vivere. Sì, perché l'altro tema importante che è importante dircelo, no? Perché quando succede poi un evento, tutti vorrebbero portare delle cose. E in realtà portare del cibo, portare del vestiario e farlo arrivare in Turchia piuttosto che in Siria, in realtà è complicatissimo. Anche per questo, sia la rete dei frati francescani delle varie famiglie che sono presenti in Turchia e in Siria, sia la Caritas hanno promosso, no? Delle raccolte fondi per permettere di comprare in loco quello che serve ed è un modo per aiutare anche l'economia locale che chiaramente in questo momento in quei territori è assolutamente in ginocchio. Perché anche noi abbiamo avuto paura perché il governo, essendo Caritas una cosa, essendo una cosa cristiana, noi pensavamo che non lasceranno entrare, bloccheranno tutto, ma ringraziamo il Signore e loro hanno anche aperto le strade per arrivare tutto questo aiuto per subito aiutare la gente. Anche Caritas non solo per i cristiani, anche hanno portato abbastanza cibo e aiuto anche al villaggio dove erano persone che vivevano nelle tende, no? Ancora portano quello che vivono nelle tende, no? Le persone, anche i musulmani, non solo cristiani. Certo. Sì, questa è una bella cosa con Caritas, io devo ringraziare tutti quanti che lavorano per quella Caritas. Sì, no, non solo, cioè, tutti insieme lavoriamo perché dobbiamo per costruire una comunità, lo diciamo prima, per essere fratelli tutti, quindi al di là del Mario, credo siamo prima di tutto fratelli e quindi questo diventa importante e durante questi, ahimè, episodi è un momento per testimoniare questo essere fratello che nel momento dell'aiuto, del bisogno, non interessa sapere né la religione né nient'altro, ma interessa sapere che c'è un Mario, fratello o una sorella che ha bisogno che va aiutata. Quindi questa è una testimonianza assolutamente sono importante. preoccupati veramente ad aiutare tutti quanti ci sono in difficoltà, sì. Ma in questo momento, se dovessi dire di che cosa c'è più bisogno in Turchia, insomma, dal tuo osservatorio, da quello che senti, che cosa potresti. Sì, Mario, noi possiamo aiutare, e questo è il mio pensiero personale, questo momento, come ti ho detto io, le famiglie hanno perso tutto, tutto, tutto. E alcuni hanno perso le persone, quello che guadagnavano, qualche denaro a loro. Ma ora, soprattutto, quanti mesi possiamo tenere queste persone nella nostra chiesa, no? Questo è un pensiero. Che cosa possiamo fare per loro domani, quando vogliono tornare? Come possiamo aiutare? E non sarà una cosa facile, no? È molto difficile perché ci sono studenti che vanno a scuola, quindi loro hanno cominciato ad andare a scuola in Mersin, alcuni in Istanbul, alcuni in Ankara, e quindi loro non torneranno. Poi le famiglie, i parenti, che sono con noi. E che cosa faranno domani se vogliono tornare ancora in Antalya? Che cosa succederà a Antalya? Questo è un pensiero proprio, Mario, vorrei condividere con te. Come possiamo aiutare queste famiglie a tornare? Se tornano, come possiamo mettere una fondazione all'inizio, no? Per loro e cominciare a vivere? Una cosa veramente, quanto governo aiuterà? Come farà? Che cosa farà il governo? Non sappiamo. Ora loro hanno eletterato il prossimo mese, no? E quindi diventerà una cosa molto interessante, anche pesante, no? Sì.
No, assolutamente. E poi dobbiamo ricordarci che questa fragilità che questa sera raccontiamo nella Turchia e nella Siria è una fragilità che attraversa la nostra casa comune, che attraversa il nostro mondo, no? Quotidianamente siamo aggiornati della guerra in Ucraina, non ci vengono raccontate le altre decine di conflitti che ci sono nel mondo, ma vogliamo anche ricordare l'ultimo viaggio del Papa in Africa, dove ha acceso anche i riflettori rispetto a una situazione di crisi idrica veramente straordinariamente importante. E quindi questa fragilità che ci deve veramente richiamare a ripensare a un modello, no, di comunità, di convivenza, no, che sia rispettosa sia tra le persone, ma anche di questa casa comune, di questo mondo che ci ospita e che ci, insomma, che ci sta chiedendo di cambiare veramente anche velocemente il nostro agire. Sì, perché anche le famiglie, quelle che sono con noi, vogliono andare, ritornare. Ma come? Ma come? Questa è una domanda sempre, no? Se anche io preoccupo con questa domanda, come possiamo aiutarli? Ma sicuramente c'è una possibilità. Ora sento bene, all'inizio anche io ero proprio giù psicologicamente, avevo una trauma fortissima. E poi non riuscivo a pensare proprio come io facevo, ma quel momento venuto qua, dato un po' di tempo per la preghiera nella casa di Maria Manà in Efeso, piano piano io riesco a dormire, altrimenti non dormivo mai io, con paura, con trauma, e sempre sentivo qualcosa succedere, cadere giù sulla mia testa così, no? E io avendo questa esperienza, essendo sacerdote, avevo questa esperienza, ma ci sono alcuni proprio distrutti. Quindi, quando in Mersin, arrivati i terapici psicologici dalla Polonia, ci sono 4-5 dottori sono arrivati, e anche loro hanno aiutato queste persone a trovare un po' di significato della vita, no? Così, tutti hanno aiutato, quindi piano piano vediamo come possiamo camminare con loro. Come Papa dice, vogliamo vivere con loro, senza loro non possiamo essere, no? Ma ci sono tante difficoltà avanti a noi, sì. Sì, mi viene in mente, fra l'altro, mentre parlavi, che potrebbe essere anche bello, insomma, una volta che la situazione, no, le famiglie possono rientreranno, no, perché piano piano poi ci dovrà essere un piano di ricostruzione, di rientro, immaginare anche una sorta di gemellaggio dove le nostre comunità prendono, no, un affido a distanza di una famiglia per, da una parte, supportarla, no, per ritornare a vivere nel proprio territorio, ma dall'altra parte anche diventare consapevoli di una vita faticata e quindi anche crescere insieme in Sì, questo Mario, percorso. la difficoltà è proprio non c'è niente. Secondo dal sindaco e date le statistiche, solo in Antakya, in Antiochia, ci sono crollati più di 3.000 palazzi, ok? E poi più di 20.000 persone sono morti. Più di 20.000 sono morti solo in Antakya. E quelle statistiche uscite dal sindaco. E poi anche il palazzo del sindaco è crollato. Quella comune è crollata, anche del governatore e prefetto, anche prefettura è crollata, quindi tutto non esiste niente, anche posti di lavoro, anche macchine, anche le palazze, anche tutto il parcheggio, tutto è crollato, non esiste niente. Quindi portare questa gente indietro. Secondo me ci vuole più di 5 anni per mettere a posto quella città, Antiochia. Quindi portare questa famiglia indietro, poi trovare una vita per loro dall'inizio, poi trovare il lavoro, sarebbe una grande, grande sfida, no? Sì, così. Sì, anche perché adesso appunto citavi Antiochia, ma io all'inizio citavo i dati, no, che ci ha passato Caritas Italiana, dove gli Sì. edifici distrutti sono 214.000 in Siria e oltre Sì. 10, scusa, in Turchia e oltre 10.000
in Siria, dove però veniamo anche da 12 anni di guerra e quindi sappiamo anche come Homs e le altre città hanno già distruzioni, quindi parliamo di anche di un territorio che è stato fortemente, insomma, già distrutto, per cui aiutare la gente a tornare nei propri territori, io penso che ognuno di noi, se ci pensa un attimo, avrebbe voglia, no? In caso di un evento infausto, no? Di tornare prima possibile a casa propria. Il problema è che in quella casa dobbiamo aiutarci tutti a far sì che ci sia di nuovo. Sì, poi anche il governo ha dato che stanno dando il certificato per le persone e i proprietari, se la casa agibile, non agibile, vivibile, non vivibile, con questo. Come la nostra chiesa hanno dato che non agibile, quindi non posso tornare. Anche quelle famiglie, quattro famiglie, quello che vivevano nella cortile della chiesa, non agibile, quindi loro devono andare via. Così ci sono tanti posti e non possono. Quindi alcune famiglie, io ho chiamato oggi due o tre famiglie, loro vanno in Antiochia e portare via la loro roba che sono rimasto dentro nella loro casa. Quindi alcuni vogliono tornare, ma il governo ha certificato, ha dato nota che non possono usare la casa, quindi questa è un'altra difficoltà, Mario. Ma comunque dobbiamo pregare al nostro Signore per farci vedere la strada e come possiamo continuare. Sì, ci vuole un po' tempo, sicuramente faremo, no? Assolutamente. Insieme, no? Tra il dire e il fare c'è il primo passo. Noi il primo passo dobbiamo imparare a farlo insieme. Anche come dice, quello che va piano va molto lontano, no? Quindi... Esattamente. Senti, padre Francis, direi se poi ci ricolleghiamo di nuovo con te, di lasciare la voce, perché purtroppo non può collegarsi per le difficoltà di linea, con padre Bajat Elia Karakash, parroco di Aleppo, che non potendo collegarsi, abbiamo provato più volte questa settimana a fare il collegamento ma non era possibile, ci ha mandato un video. Ecco, durante il video, se chi ci sta guardando ha voglia di fare qualche domanda, è il momento appunto di farla, perché così poi quando ritorneremo insieme a padre Francis cercheremo di darvi le risposte. Ok. Cari amici, pace e bene. Ecco, faccio questa videoregistrazione data la estrema difficoltà di collegamento. Grazie per avermi contattato e avermi chiesto questa testimonianza sulla nostra situazione ad Aleppo dopo il terremoto. Ecco, mi avete chiesto com'è la situazione oggi, quali sono le necessità. Potremmo dire che sono le stesse necessità quasi di estremo bisogno e povertà che c'erano prima del terremoto, ma che sono aggravate adesso dopo il terremoto. Perché alla diciamo povertà che c'era prima, alla disoccupazione che c'era, si aggiungono delle situazioni critiche, come per esempio le case danneggiate, le case lesionate, che rendono un po' più diciamo impegnativo il nostro lavoro con la gente. Queste necessità sono sicuramente un cumulo di 12 anni di guerra, perché ovviamente il terremoto qui viene ad essere aggiunto a 12 anni di guerra e quindi di miseria, e viene in una situazione già di poca speranza, veramente. La gente già prima del terremoto non vedeva prospettive qui, per cui diciamo che la prima preoccupazione era quella di fuggire, cioè di emigrare, di lasciare la Siria, soprattutto per i giovani, che sono la risorsa umana di questo paese. Adesso tutto questo è, diciamo,
arrivato a un punto di, come dire, di estrema convinzione che l'unica soluzione per vivere o per sopravvivere è quello di abbandonare il paese. Dopo il terremoto abbiamo sentito che molte famiglie cominciano a cercare come fuggire. Sicuramente questo aumenta un po' il sentimento di disperazione che c'è nella gente. E non è facile per noi lavorare per ridare speranza. Io penso che la speranza sia la sfida più importante di ogni giorno qui. Ecco, come dare speranza a chi ha perso casa, a chi ha perso il lavoro, a chi non riesce a cavarsela solo per mangiare, eccetera. Ecco, qui è la nostra missione come comunità cristiana e come francescani. Ecco, noi, come abbiamo fatto sempre, abbiamo cercato di aiutare con tutti i mezzi possibili, dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista spirituale e morale. Ecco, potrei dire che moltissime persone vedono nella nostra presenza francescana un punto di riferimento importantissimo, se non essenziale, per cui noi qui rappresentiamo una sicurezza anche a livello psicologico per la gente di essere accudita, protetta, e questo si è visto soprattutto nei primi momenti dopo il terremoto, o oserei dire mentre anche la terra tremava, la gente è accorsa qui, in questa chiesa, in questo convento, e questo dice molto, perché è una reazione spontanea nella paura, nel voler salvarsi la vita, ecco, correre verso questo luogo francescano ha detto quanto importante è la nostra presenza qui per i nostri fratelli e sorelle. Ovviamente non solo noi come francescani, ma diverse chiese, direi tutte le chiese in qualche modo, ciascuna ha dato del suo, ha contribuito a accogliere la gente, ad offrire un tetto sicuro, eccetera. Ed è bello perché questo terremoto ha spinto in qualche modo noi come chiese cristiane qui ad Aleppo, sia cattolici sia ortodossi e protestanti, di lavorare insieme per affrontare questo problema. Quindi c'è stato un movimento ecumenico molto bello. Subito dopo il terremoto è stata costituita una commissione ecumenica che ha voluto affrontare questo problema mandando dei tecnici, degli ingegneri a fare il sopralluogo, vedere i danni delle case e a canalizzare anche gli aiuti che sono stati mandati dai nostri amici, dalle associazioni, dalle ONG. Ecco, per aiutare le case danneggiate, perché purtroppo, come dicevo, questo terremoto viene aggiunto a una situazione di
già fragilità, quindi una fragilità che ha colpito anche le nostre istituzioni statali e li ha indebolite in modo che queste istituzioni purtroppo non riescono ad affrontare il problema e l'emergenza come dovrebbero. Ecco, allora viene qui il ruolo delle chiese, ma anche di tutte le realtà civili, di tutte le iniziative caritative diciamo, a coprire questo bisogno in qualche modo vitale. Ecco, per la nostra società oggi. La nostra carità cristiana poi non si ferma solo diciamo, nei limiti delle nostre comunità cristiane, ma è qui le chiese e anche noi, ecco, aiutiamo anche nostri fratelli musulmani, i più bisognosi. Ecco. Quando c'è stato il terremoto abbiamo aperto le nostre chiese, nelle nostre strutture francescane abbiamo accolto quasi, direi, 3.000 o 4.000 persone senza nessuna distinzione di religione. Ecco, ci sono anche delle famiglie musulmane che hanno scelto di venire da noi e noi li abbiamo accolti, ecco, con molta carità, offrendo loro tutto il necessario. Inoltre, già prima del terremoto, noi abbiamo una mensa di beneficenza che dà ogni giorno quasi 1.200 pasti caldi ai poveri, pure lì senza distinzione di religione. Ecco, il nostro operato è un segno di apertura, un segno di convivenza civile, convivenza basata sui principi del Vangelo, ecco, dell'amore verso tutti. E questo sicuramente è un segno anche ben accolto dalla comunità locale, dalla comunità musulmana. Con la quale teniamo buoni rapporti e qualora fosse possibile abbiamo anche collaborato. Abbiamo per esempio già da diversi anni quattro centri nella zona musulmana della città più colpita dalla guerra. Sono centri di educazione, centri di aiuto anche medico, umanitario, per le famiglie più povere, colpite, dalla guerra. E adesso la loro situazione, sicuramente, molto peggiore della nostra situazione, perché in quella zona della città, già colpita dalla guerra, già povera, ci sono, molte costruzioni abusive che sono venute giù quando la terra ha tremato. Quindi anche lì cerchiamo di essere presenti, cerchiamo di aiutare a ricostruire, a riparare le case per quanto sia possibile. Ecco, perché come dicevo, il nostro ruolo viene a supplire quello dello Stato che purtroppo per diverse ragioni di una guerra lunga non riesce a coprire tutti i bisogni. Ma è bello che in tutta questa situazione anche di disperazione possiamo dire che abbiamo riscoperto la nostra umanità, abbiamo riscoperto la solidarietà. La gente subito ha risposto con generosità, con responsabilità, gli uni verso gli altri, e questo forse ci ha dato un po' di speranza per dire che abbiamo
ancora c'è gente buona, ancora c'è un capitale umano sul quale possiamo investire nel futuro di questo paese qualora si aprisse una strada di una riconciliazione e di una soluzione definitiva al conflitto direi regionale e internazionale che si sta combattendo sul nostro terreno siriano. Dopo il terremoto si sono mosse un po' le acque, la comunità internazionale sembra interessarsi di più alla nostra sofferenza e sembra che ci sia una iniziativa dei paesi arabi per reintegrare la Siria dentro la comunità dei paesi arabi e trovare una soluzione alla sofferenza di questo popolo. Quindi, in qualche modo possiamo dire che il terremoto, con tutto il male che ha fatto, con tutta la paura che ha seminato, possiamo dire che ha giocato anche un ruolo positivo nel ricordare la comunità internazionale e quella regionale che la gente ancora qui soffre e ha bisogno urgentissimo di una soluzione definitiva. Quindi non bastano solo gli aiuti materiali così passeggeri, qui c'è bisogno di una soluzione definitiva. Spero che si stia muovendo verso questa direzione. Mi chiedete come potete aiutarci. Già il fatto di avermi contattato ci fa sentire meno soli. Già il fatto di sapere che c'è tanta gente che prega per noi, questo è un grande aiuto. Ovviamente, oltre all'aiuto materiale che è sempre gradito, perché senza questo aiuto non possiamo andare avanti con le prime necessità. Ma oltre a questo, parlare della Siria, sempre ricordare che questo paese ha non solo la guerra, ma ha anche delle risorse molto importanti, delle risorse umane, culturali. Questo ci aiuta un po' a riscoprire la nostra ricchezza, ad amare il nostro paese, a incoraggiare la nostra gente e soprattutto i cristiani a non abbandonare la loro terra e a rimanere qui con la convinzione di poter ricostruire il futuro. Ecco, io vi ringrazio per questo spazio che mi avete dato e vi auguro una buona Pasqua di risurrezione, uniti nella preghiera, uniti nel sacrificio per il bene di tutti i poveri, per il bene della nostra comunità umana che ha bisogno oggi più che mai di solidarietà e di ricordare i principi del Vangelo ci danno la salvezza. Grazie e buonasera a tutti. Ringraziamo, anche se a distanza virtualmente, Padre Bajat Elia, anche per le parole che ci ha dato, le parole di speranza che ha portato, no? Pur ricordando questa guerra che da tanti anni, no? Sta coinvolgendo la Siria con interessi trasversali di tante nazioni, non è solo una guerra interna alla Siria. Approfittiamo per ricordare, no? Abbiamo parlato della fragilità di questo mondo, quanti siriani, no? Sono scappati dalla Siria per andare in Libano e vivere in campi, appunto, profughi in Libano, e da qui come anche la Chiesa, no, con l'8 per 1000 sta organizzando corridoi umanitari proprio per aiutare quelle famiglie, quelle persone più fragili che farebbero fatica a
a sopravvivere nei campi. Nel frattempo qualche domanda è arrivata, la prima quella di Martina, in cui ci chiedono se ci sono stati altri terremoti in Anatolia. Rispondo, perché è un dato appunto che Caritas ha passato, perché la Turchia è uno dei luoghi a più alta pericolosità sismica nel mondo, è situata tra la linea di faglia dell'Anatolia settentrionale e la linea di faglia dell'Anatolia orientale. E giusto per dare un dato, dal 1901 ad oggi sono stati oltre 200 i grandi terremoti, quindi un territorio, insomma, veramente, come posso dire, devastato, insomma, dai terremoti, ai quali naturalmente ci dobbiamo dire che non è perché ce ne sono stati tanti ci si abitua, non ci si abitua anche perché, come padre Francis ci ha ricordato, poi in questo momento, in questo terremoto particolarmente grosso, particolarmente importante, sicuramente sono il più grosso di questi anni, ha devastato completamente intere città, quindi anche con un problema enorme per poter, pensando alla ricostruzione, al rientro delle persone in Turchia e in Siria. Ecco, non so se padre Francis, perché ci sono anche due domande che... Per favore, sì. Se tu sei in grado di rispondere, perché Gian Maria Saverio Orselli, no, ci chiede se i bombardamenti che all'aeroporto, quindi chiaramente stiamo parlando in Siria, che continuano dopo il terremoto, provocano difficoltà nell'arrivo degli aiuti. Non so se hai qualche notizia. Io ho sentito quello bombardamento, ma dicevano che questo del Israele sta facendo questa roba e la stanno bloccando l'aiuto, quello che arriva per i terremotati e quello che soffrono con la guerra. Ma dopo ho anche sentito che loro hanno aperto la strada per gli aiuti arrivare. E un'altra domanda, sempre posta da Saverio, chiede le popolazioni che vivono lungo il confine tra Turchia e Siria, considerate nemiche da una parte e dall'altra, hanno ricevuto aiuti? Sì, Mario, hanno ricevuto, ma anche subito dopo il terremoto, dove abitavano i siriani, quelli della scappati dalla guerra, quella zona proprio crollata, non stava niente in gamba là, tutto crollato. Quindi quelle persone, ci sono tanti morti, ma non lo so quanti sono veramente contati. I siriani, quanti sono morti, quanti sono rimasti dentro nella macerie, nessuno lo sa, ma quello che sono in vita volevano ritornare in Siria, anche quello è, ma quello che sono dentro nella Turchia sicuramente sono stati aiutati. Sì. Padre Fede, siamo al termine ormai di questo nostro incontro, come hai capito, sì. Come mondo francescano, come mondo del Festival Francescano, noi continueremo a tenere i riflettori accesi verso appunto quello che succederà, quello che sia in Turchia che in Siria. Ma quello che volevo chiederti, visto che ci stiamo, come abbiamo detto prima, avvicinando a grandi passi alla Settimana Santa e alla Pasqua, mi piacerebbe, insomma, che concludere con un tuo saluto e una tua, come posso dire, una tua preghiera per questa Pasqua, che ci possa aiutare tutti a viverla al meglio. Sì, caro. E perché questo è importante, noi preghiamo, perché senza Signore nella nostra vita noi non possiamo fare nulla. Quindi fede è una cosa molto importante, anche personalmente io penso questo, ma solo prego per questo, e Dio ci aiuta a sopravvivere quella paura abbiamo avuto e portato con noi dopo questo terremoto. Questa paura è una grande cosa, anche io personalmente penso di rilasciare, molto difficile, anche ci sono notti non riesco a dormire, ma quindi io prego per tutti quanti ci sono in difficoltà a questo momento, e questa Pasqua e questa risurrezione del Signore è quello che noi celebriamo, dà una speranza per vivere la dono della vita un modo speciale per lui in fede, e poi avere quella speranza del Signore, portare avanti questa esperienza paurosa per una nuova vita della risurrezione con il Signore.
E possiamo dire, Mario, insieme, anche tu sei francescano terzo ordine, no? Sì, Possiamo dire per tutti insieme un padre nostro, vero? assolutamente. Sì, diciamo perché c'è padre nostro che veramente ci benedica, ci aiuta per vivere la nostra vita, la nostra vocazione come cristiani e come essendo fratelli per tutti, come Papa dice. Ok, Mario? Sì. E ti manderò le foto della prossima celebrazione. Io sono lontano, ma comunque io chiederò a alcuni miei amici di mandare le foto e alcuni video, poi mando Stefania così lei può darti. Benissimo, Possiamo grazie. dire insieme Padre Possiamo, nostro, sì? Mario? Sì, Sì, Padre prego. nostro che Che sei in cieli, sia sei santificato il tuo santificato il tuo nome, nome, venga il tuo venga il tuo regno, sia regno, fatta sia la tua fatta la tua volontà, volontà, cielo come in cielo così in così terra. in Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Grazie Mario. Sì, Grazie a te, siamo insieme. grazie a tutti Pregate quelli che per sono. noi, anche noi preghiamo per voi, ok? Grazie di cuore, noi la nostra preghiera la faremo sicuramente sentire. Un grazie a tutti quelli che sono rimasti collegati fino adesso e veramente perché questa settimana santa che appunto ci stiamo avvicinando a vivere ci ricordi le fragilità del mondo, ma anche le nostre fragilità e verrebbe da dire che riusciamo a mettere, no, quelle che sono queste nostre fragilità in mano al Signore come delle feritoie attraverso cui lo Spirito Santo può veramente soffiare per vivere una vera Pasqua di resurrezione. Grazie a Amen. tutte e a Anche tutti. Mario, lo sai che io parlavo italiano bene, ma dopo aver imparato turco ho dimenticato italiano. Scusate, No, no, sei stato bravissimo, sei stato, grazie Grazie, grazie veramente. Mario. Sì, anche Buona tu sì, serata a saluti a tutti. tutti quanti. Ok? Ciao, ciao, ciao.